Ben ritrovati a tutti i miei carissimi amici di Investire in Borsa a caccia di dividendi, sono Lorenzo e se non lo sapete con il mio canale YouTube vi porto nel mondo degli investimenti con il mio particolare punto di vista, quello di investitore di lungo periodo. In particolare ho orientato l'incasso di dividendi crescenti nel tempo che mi possano garantire la libertà finanziaria magari tra qualche anno. Oggi lo facciamo attraverso l'analisi di tre ETF azionari globali, quindi con una ottima diversificazione, tutti e tre focalizzati sull'investimento in titoli ad alti dividendi. Quindi andremo a vedere in particolar modo quindi quali sono questi tre ETF, ma anche perché potrebbe essere magari un modo utile per andare a diversificare il proprio portafoglio in un contesto anche di tassi in rialzo, quindi magari per coloro che sono orientati all'incasso di un flusso crescente nel tempo potrebbero rappresentare una alternativa ai classici investimenti obbligazionari. Come sempre ricordo che non si tratta di consigli per gli acquisti, ma comunque di un'analisi il più sincero possibile, il più approfondito possibile. Poi spero di darvi gli strumenti per poter valutare in maniera autonoma se è il caso di inserire questi strumenti oppure nel vostro portafoglio oppure lasciarli perdere. Vi consiglio poi anche di seguirmi fino alla fine perché uno di questi tre in realtà potrebbe fare anche al caso di chi desidera un investimento, un'esposizione in questi tipi di azioni ma senza la distribuzione dei dividendi, quindi per sfruttare al massimo l'interesse composto e postergare il più possibile il pagamento delle tasse. Insomma, cerchiamo di accontentare un pochino tutti con questo video e dai, direi che siamo pronti per partire e andare a vedere il file PDF che ho preparato. Allora, mi schiarisco un pochino la voce, ecco qui. Allora, partendo da un'analisi di Morningstar, possiamo dire che i fondi di tipo income, cioè che staccano periodicamente un dividendo da distribuire agli investitori, possono sembrare allettanti per coloro che cercano una fonte di reddito stabile. Raggiungere tale obiettivo è possibile, purché si seguano determinate regole nella scelta dello strumento finanziario più appropriato. Ci sono infatti diverse sfumature da tenere in considerazione nel determinare cosa costituisce una buona strategia ad alto dividendo, soprattutto nell'universo passivo, quindi in quello degli ETF. Un parametro da tenere sotto osservazione è sicuramente il costo del denaro. I titoli a reddito fisso, infatti, ovvero quelli obbligazionari, come detto, non sono gli unici a essere interessanti. Anche i prodotti high dividend, in particolar modo quelli molto diffusi come gli ETF, sono piuttosto sensibili a oscillazioni nei tassi di interesse, in quanto si ritrovano a competere proprio con i bond, proprio con le obbligazioni. Spunto questo molto attuale, in quanto dopo tassi, anni di tassi nulli o negativi, le cose forse stanno cambiando. In particolare negli Stati Uniti, anche se in Europa la BCE al momento non sembra intenzionata comunque a cambiare la sua politica monetaria a breve. Bisogna anche però dire che un ritorno dell'inflazione potrebbe essere più di una semplice fiammata, speriamo che non sia strutturale un'inflazione sopra al 5%. Investendo in high dividend, quindi in titoli ad alto dividendo, quello che conta però è la stabilità e la crescita del dividendo, non proprio l'entità del dividendo stesso. Quindi quello che bisogna cercare veramente è la stabilità, l'incremento costante della cedola piuttosto che un dividendo alto. Una crescita stabile e continua dei dividendi infatti suggerisce una gestione aziendale responsabile. È statisticamente provato che un'azienda che paga l'1,5% di dividendo con una crescita al 10% annuo è in grado di generare in 6 anni un reddito maggiore di quello prodotto da un'azienda che paga ogni anno il 3%. È importante quindi capire l'indice che viene replicato dall'ETF
e che diciamo permette di inserire determinati titoli proprio all'interno dell'ETF. In generale ci sono due modi in cui il dividend yield, ovvero la percentuale di dividendo di un titolo, può salire. Una società può aumentare il pagamento del dividendo rispetto al prezzo delle sue azioni, oppure il prezzo del titolo può diminuire rispetto al valore del dividendo. Chiaramente i numeri in ballo sono due: o aumenta il dividendo o diminuisce il prezzo dell'azione. E ovviamente quello che vogliamo noi è il dividendo che aumenti e non il prezzo che scenda. Nel primo caso occorre essere consapevoli che le modifiche nei valori dei dividendi non avvengono senza motivi. Le azioni con dividendi in aumento sono spesso sostenute da società finanziariamente stabili, con forte vendita e crescita dei profitti che supportano tali distribuzioni di liquidità più elevati, e questo è uno dei motivi per cui mi ero trovato un mesetto fa a contestare un video di Leonardo Pinna, il quale diceva che i dividendi sono inutili. Leonardo Pinna, che ho sempre stimato, ma che in quella occasione, secondo me, ha detto una cavolata veramente enorme. Queste società, infatti, sono redditizie, spesso vengono scambiate a prezzi più alti rispetto ai loro fondamentali, inclusi i dividendi, e perciò raramente approdano nel segmento di mercato definito high dividend. Sono le cosiddette dividend aristocrats. I fondi high dividend che puntano in modo aggressivo i titoli con il maggiore dividend yield tendono quindi a sovrappesare quelli che più probabilmente subiranno imminenti tagli ai dividendi, portando quindi a ulteriori cali dei prezzi. Caso General Electric, ottimo esempio. Il prezzo delle sue azioni ha iniziato a diminuire all'inizio del 2017, quando i profitti della società hanno rallentato. I dirigenti hanno risposto dimezzando il dividendo dell'azienda nel dicembre dello stesso anno, da 96 a 48 centesimi di dollaro per azione, ma il prezzo delle sue azioni ha continuato a scendere nel 2008, il che ha spinto il suo dividend yield più in alto. Alla fine del dicembre 2018, però, il management, in seguito ai risultati disastrosi dell'azienda, ha dovuto tagliare drasticamente il dividendo annuale a 4 centesimi per azione, e in precedenza era 96 centesimi, facendo crollare ovviamente il dividend yield. Ovviamente non tutti i titoli seguono la sorte di General Electric, però visto che si tratta di fondi passivi con gli ETF, possono succedere casi del genere. Magari un fondo attivo avrebbe, diciamo, scartato anticipatamente General Electric. Gli ETF quindi replicano un benchmark di tipo income e rientrano nel quadro dei fondi definito da Morningstar come strategic beta. Per i motivi citati in precedenza è molto importante comprendere la metodologia di selezione dei titoli di ogni indice replicato. In particolare possiamo vedere come siano 14 gli ETF che fanno parte di questa categoria, ovvero degli azionari globali reddito, quindi quelli che staccano alti dividendi. Li potete vedere in questa tabella, volendo fermate pure il video e magari prendete il codice ISIN, prendete il nome degli ETF. Non posso leggerli tutti e 14, diventerei molto molto noioso, però possiamo vedere tra gli altri il Global Dividend Aristocrats, che è ben presente nel mio portafoglio. Possiamo vedere anche ad esempio il Vanguard High Yield, e ne andiamo ad analizzare tre di questi molto rapidamente. Allora, il primo che vediamo è il Fidelity Global Quality Income, che replica fisicamente proprio l'indice fondato da Fidelity. Il benchmark adotta un approccio per identificare i titoli che hanno maggiore probabilità di generare e aumentare i loro dividendi nel tempo. Parte da un universo formato dai 2000 più grandi titoli globali per costruire un portafoglio con un numero fisso di 250 e società, ponderato per capitalizzazione e rendimento da dividendi, quindi insomma 250 azioni in un unico ETF. Il settore più importante è quello IT, con una ponderazione del 17-20%, poi l'healthcare, quindi salute 14-17%, servizi finanziari 12-15%.
spese correnti pari a 40 punti base, quindi 0,4% di spese. 4 stelline Morningstar, rating silver, quindi argento. Il secondo ETF, che l'avevo già analizzato tanti, tanti mesi fa, forse ormai quasi un anno, che è presente nel mio portafoglio, il Vanguard Foods All World High Dividend Yield, e sempre a distribuzione, vede il settore finanziario come il più importante, con un 20-25%, poi beni di consumo e titoli della salute, quindi healthcare, entrambi tra il 10-15%, è costituito dai soli titoli a più alto dividendo con l'esclusione del settore immobiliare. Quindi attenzione, perché qui i REIT sono esclusi. Questa strategia si traduce in una rotazione di portafoglio molto contenuta e garantisce che quest'ultimo rimanga ampio e ben diversificato. A differenza di altri indici incentrati sui dividendi, il FTSE All World High Dividend Yield non valuta la capacità dei suoi componenti di sostenere il pagamento dei dividendi. Spese dell'ETF 0,29% ed è il più economico offerto in Europa. Rating bronze e 3 stelline Morningstar. Poi ce n'è uno addirittura che merita le 5 stelline Morningstar ed è il Wisdom 3 Global Quality Dividend Growth, che adesso andiamo ad analizzare un pochino più nel dettaglio. La strategia permette all'indice di replicare titoli azionari nei mercati sviluppati che distribuiscono dividendi con caratteristiche di crescita. L'indice è un indice fondamentalmente pesato. Attualmente quota sui massimi degli ultimi 52 settimane, un pochino come quasi tutto il mondo. D'altronde, dimensione del fondo, molto molto piccolo come fondo, soltanto 65 milioni di euro in gestione, e quindi questo qui è un lato negativo. Ovviamente non c'è copertura del rischio cambio, denominazione in dollari, il fondo è partito 5 anni fa, costo 0,38% annuo ed è ad accumulazione, quindi magari qualcuno che cerca uno strumento ad accumulazione con focus sui titoli a dividendo potrebbe trovare quello che cerca proprio in questo ETF. Magari andatevelo a vedere bene, perché potrebbe fare al caso vostro. Investe ovviamente al 100% su azioni, 50% negli Stati Uniti, 11%, 10-11% in Giappone, in Europa occidentale, non euro, in Europa occidentale euro, Regno Unito 8,71%, la tecnologia è il settore più pesato con quasi un 20%, salute, healthcare 17%, poi beni di consumo difensivi 15%, beni industriali 14% e via via gli altri. Primi 5 titoli in portafoglio, Microsoft con un 4%, Apple, poi Nestlé, Roche e Rio Tinto, quindi Microsoft e Apple, due tech che distribuiscono dividendi ma non altissimi, anche se sono, diciamo, una garanzia questi dividendi perché sono estremamente coperti dagli utili, e poi 3 classici titoli da cassetto, ovvero Nestlé, Roche e Rio Tinto, con dividendi molto più elevati. Allora, direi che abbiamo visto, secondo me, 3 ETF molto interessanti che inserendo in portafoglio potrebbero aiutarci a raggiungere l'obiettivo di pensionamento anticipato, tema che ho approfondito nel mio romanzo finanziario, se volete lo trovate su Amazon. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale YouTube, attivate le notifiche schiacciando sulla campanellina e condividete le vostre opinioni su questi ETF, oppure magari chiedetemi altro o condividete opinioni su altri ETF ancora per raccogliere dividendi elevati. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!